Mi boss, prova di comunicazione caschi. Qui John, confermato. Qui Astrid, forte e chiaro. Qui sotto è una vera merda. Non c'è attività da almeno 30 anni. Ehi boss, parlaci del segnale. È stato un segnale ad onde corte, non di origine naturale, di circa 22 ore fa. Gli analisti hanno definito il suono metallico. Gli analisti. La giornata buttata al terminale e noi qui a svolazzare come uccellini rischiando la pelle per cercare superstiti. Calmati, prega Dio che possano esserci. John, non ti arrendi mai. 12 anni di ricerca in territorio europeo e nessun salvataggio. Oggi mi sento fortunato. Lo dici tutte le volte. Allora una volta avrò ragione. Vi lascerò in un punto tranquillo. Dovrete cavarvela a piedi. Saranno 10 chilometri. Il magnetismo è troppo forte in quell'area. Gli strumenti vanno in avaria e non si governa questa carretta. Falcon 9, la tuta ci consente 5 ore di autonomia di aria. Rientro massimo previsto per le ore 10:20. Vedi di essere puntuale. Ci siamo, atterriamo. È segnalato un vecchio diporto a località Vernuga. Avrete maggiore visibilità. Buona fortuna, Unità 21. Abbiamo poche speranze, ma questo è l'unico contatto degli ultimi 30 anni nell'area Europa. Il computer nel visore sta ricevendo informazioni sul territorio. John, imposta il percorso e muoviamoci. Abbiamo poco tempo. Analisi atmosfere in corso, azoto 82%, ossigeno 2%, anidride carbonica 14%, rilevate tracce di diossido di carbonio fuori norma, respirazione autonoma non consentita. Oggi, come 20 anni fa, stessa desolazione. Quella cometa fu gigante. NASA e NATO riuscirono a ridurla a brandelli, ma i frammenti entrarono comunque in atmosfera. Ricordo il loro colore. Quel blu intenso.
residua 96%. È incredibile, esca ancora acqua da questa fontana, probabilmente capta da un bacino idrico più in alto. CPU, esamina il campione. Prima di darci di X o contaminato. Niente acqua, niente energia, niente vita. Per di là, andiamo. Procediamo dal paese, magari siamo fortunati. Sì, ok. Qui doveva essere il centro storico. C'è, ecco una chiesa. Quanta storia in un paese così piccolo. Andiamo, autonomia aria a meno di 3 ore. Punto di arrivo stimato in 2 chilometri, dovremmo riuscire senza problemi. Nessuno, ancora nessuno. Dai, c'è speranza finché cerchiamo. Aria residua 89%. Pensavo fossero comuni sassi spaziali e invece, dopo aver impattato a terra, ci accorgiamo che reagivano con l'aria consumando ossigeno. Sì, ricordo. Ricordo anche che definimmo X1 elemento dei frammenti. Da quel giorno le vite di chi sopravvisse cambiarono. Aria residua 73%. Non c'è nessuno, è spettrale. Aria residua 65%. Attenzione, rilevate tracce di X1 nell'aria. Il computer ha ragione, ho un rilevamento di qua. Fai una scansione. L'ora è talmente intenso. Analizza e andiamocene, non abbiamo aria infinita.
Attenzione, unità 21. Aria residua inferiore al 50%. Non capisco, dannazione, dannato GPS. Cosa c'è? Il punto di rilevazione del segnale mi fornisce ora 19 km verso nord. Stai scherzando? Ammesso che arriveremo in cima, non avremo aria a sufficienza per tornare. Le montagne devono aver deviato il segnale, pareva più vicino. Cavolo, gli analisti che diceva Boss. Aspetta, dai, aspetta, abbiamo tempo. Arriviamo a quel castello almeno, ci alziamo in quota. D'accordo. La vegetazione sembra migliorare. È vero, il colore delle piante è più intenso, anche il pulviscolo nell'aria è leggermente più basso. Possibilità di miglioramento dell'aria, 18%. Falcon 9, Boss, rispondi, siamo al limite dell'aria. Chiediamo variazione e punto di recupero. Boss, mi ricevi? Inutile, non c'è comunicazione radio qui. Boss, non può sentirci, siamo soli. Astrid, non posso darti una certezza, non posso. Ma ci siamo noi qui, nessun altro. La vegetazione migliora e solo noi ora possiamo arrivare fin là. Allora giurami che arriveremo a quel segnale, giurami che troveremo qualcuno. Saliremo, noi arriveremo in cima. Pericolo, unità 21. Scelta corrente non vi consente raggiungimento punto di estrazione. Una mappa. Sovrappongo le informazioni. Qui, ecco, dobbiamo arrivare qui. Ricordati la promessa. Analisi atmosfere in corso.
rilevato incremento dell'ossigeno del 4%. Respirazione ancora non consentita. Ossigeno 21%, valore normale, disossido di carbonio nella norma, possibile respirazione autonoma. L'aria è buona, dai. C'è speranza, dai. Porta dagli altri. Trovammo molti superstiti e questo fu il segnale che ci portò da lui.